Ciao e benvenuto sul mio canale Fast and Fit. Qualche giorno fa ho dedicato un video a Usain Bolt e agli split sui 100 metri e alcuni di voi mi hanno giustamente chiesto di fare un video simile dedicato a Pietro Mennea. E prima di fare il video per guardare i tempi e le prestazioni e i record di Pietro Mennea, un video assolutamente non basta, voglio dedicare un video, questo video mio di presentazione di Pietro Mennea. Pietro Mennea è stato per me un idolo da quando ero bambino e forse praticamente ho iniziato ad amare l'atletica e a correre grazie a lui. Con le sue gare, le sue prestazioni, lui è riuscito a infondere in me quella che è la passione per lo sport più bello del mondo, che è la regina degli sport, l'atletica leggera. E sin da bambino sognavo di diventare forte e veloce e un atleta di successo come Pietro Mennea. Poi, chiaramente, di Pietro Mennea ce n'è uno, io non sono Pietro Mennea, e comunque la passione è rimasta. E Pietro Mennea ha bisogno di poche presentazioni, mi piace ricordare le sue prestazioni. Pietro Mennea è riuscito nella sua carriera a partecipare a 5 giochi olimpici, ha vestito per 53 volte la maglia azzurra, ha detenuto ha stabilito 2 record del mondo, il famosissimo record del mondo sui 200 metri piani a Città del Messico nel 1980, correndo in 19,72, e i 200 metri indoor che ha corso appunto in 20,73, che è stato appunto poi record mondiale. Ha corso poi di 30 record italiani e ha vinto quello che è la medaglia forse più importante della sua carriera, e ha vinto un oro ai Giochi Olimpici di Mosca sui 200 metri, come ricordiamo assolutamente tutti. Se non l'hai ancora vista quella gara, devi andare assolutamente a vederla su YouTube, in cui ha fatto un recupero strepitoso e tutti noi ricordiamo il telecronista che continua a dire recupera, 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 recupera e vince. E praticamente vince gli ultimi 2 metri. Pietro Mennea ha avuto una carriera lunghissima, più di 20 anni di carriera, ed è sicuramente il velocista della storia che si è allenato più di tutti. I suoi allenatori, ricordiamo, Vittori, e sono stata una coppia assolutamente perfetta. Sono quelle cose, costellazioni astrali che quando scendono sulla Terra poi combinano cose assolutamente importanti e fantastiche, e questi due hanno praticamente poi conquistato il mondo della velocità sia in Europa, in Italia, ma assolutamente nel mondo per oltre 20 anni. Pietro Mennea detiene tutt'oggi 2 record europei. Il primo è sui 200 metri, su storico 19,72, è tutt'oggi record europeo. E poi detiene il record europeo sulla 4x200 metri, con 1 minuto, 21 secondi e 10 centesimi di secondo. Pietro Mennea mi piace ricordarlo per la sua volontà, per quegli occhi infuocati ad ogni gara, nelle finali, questa voglia di vincere. Pietro Mennea aveva assolutamente una passione immane, assolutamente oltre. Aveva una passione immensa per quello che è il nostro sport, per quella che è l'atletica leggera, e ha veramente, penso, dato poi tutto. Aveva una passione immensa per quello che è il nostro sport, per quella che è l'atletica leggera, e ha veramente, penso, dato poi tutto, e forse anche di più negli allenamenti, in pista, in campo, e i risultati che ha ottenuto sono assolutamente fantastici. Pietro Mennea detiene tutt'oggi 2 record europei. Il primo è sui 200 metri, su storico 19,72, è tutt'oggi record europeo. E poi detiene il record europeo sulla 4x200 metri, con 1 minuto, 21 secondi e 10 centesimi di secondo. Il record di Pietro Mennea sui 200 metri durò quasi 17 anni. Fino a quando nel 1996 Michael Johnson corse poi in 19 secondi e 66, migliorando quindi di 6 centesimi il record di Pietro Mennea. Poi Michael Johnson, come sappiamo tutti, poi corse in 19 secondi e 32. Il record quasi traballò nel 1992, quando in quella semifinale Mike Marsh
corse lasciando, mollando poi gli ultimi 20-25 metri in 19 secondi e 73 centesimi, quindi un solo centesimo dal record di Pietro Mennea e secondo me Marsh è ancora lì che diciamo rimpiange di aver lasciato, di non aver corso fino in fondo quella semifinale. E meno il grande Carl Lewis fu in grado di migliorare quello il record di Pietro Mennea. Carl Lewis poi corse i 200 metri in 19 secondi e 75 centesimi, anche se secondo me Carl Lewis, se si fosse allenato poi per i 200 metri, forse in modo anche un po' più ottimale, avrebbe potuto correre molto più veloce. Il record del mondo sui 150 metri ufficialmente è ancora di Pietro Mennea. Pietro Mennea ha corso in 14 secondi, 8 ed è ancora il record ufficiale. Quindi i record corsi da Tyson Gay, da Usain Bolt, sono fatti su piste che non sono ufficiali, che non sono state omologate, quindi non possono considerarsi come record. Forse possono considerarsi come migliore prestazione. Comunque la pista, non essendo regolamentata, essendo poi una pista dritta, sono tempi assolutamente che non sono che sono inufficiali. Quindi il record del mondo sulla pista provata, sulla pista rotta omologata, rimane di Pietro Mennea con appunto 14.08, che se guardiamo su Wikipedia mette un 14 secondi e 44 centesimi di Usain Bolt, che poi sarebbe poi la frazione quando ha corso poi il record del mondo, ma non è una gara sui 150 metri. Quindi ufficialmente il record del mondo rimane ancora per il grande Pietro Mennea, e questo naturalmente per noi nati in Italia è un orgoglio. Io ringrazio Pietro Mennea, ovunque tu sia, per tutto quello che hai fatto, quello che hai dato e quello che assolutamente poi mi hai dato personalmente. Se sono qui a fare questo video e a parlare di atletica leggera, è sicuramente tantissimo merito tuo. Quindi ciao ovunque tu sia, e io con questo ho finito. Se ho dimenticato qualcosa, qualsiasi cosa, vi prego di perdonarmi, anzi magari mettetelo poi nei commenti, così condividiamo poi con tutti magari altre informazioni sul grande Pietro Mennea. Io vi saluto, vi abbraccio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!